Hello, faccio il video. Vada che sciocca grossa. Sì, la metto su. Ciao Aria, ciao ciao. Ciao Aria, no, cosa fai? Voilà! Ciao a tutti ragazzi! In questo video vi faccio vedere il punto di maturazione delle verdure dell'orto, del mais, dell'uva e degli olivi. E diversamente dalle altre volte, però questa volta lo faccio a inizio mese e non a fine mese come appunto ho fatto nei video precedenti. Iniziamo subito da una cosa abbastanza non bella, nel senso che qua noi abbiamo seminato tutto il radicchio. Abbiamo fatto tanta fatica, potete vederlo anche nel video che ho caricato su YouTube qualche settimana fa, penso. E qui invece di crescere radicchio, vedete, è cresciuta tutta erba, un disastro. Intanto andiamo a vedere cosa è maturato all'interno dell'orto. Allora, come vi dicevo, qui c'è solo erba, è un peccato, vabbè. E qui il nonno ha piantato dell'insalata che dovrebbe crescere tra poco. Poi sono cresciuti bene i pomodori, guardate qua che pomodori qua lì sotto, questi qui, ma poi tanti li abbiamo già mangiati, e adesso pian piano che maturano noi li raccogliamo e li mangiamo. Ovviamente dovete pensare che a questi pomodori non abbiamo fatto alcun trattamento e nemmeno il verde rame non abbiamo dato, quindi sono proprio naturali, ecco. Anche i pomodorini ce li abbiamo sia qui, ma li abbiamo anche a inizio filare là. Allora qui ci sono le zucchine, e che sono già state quasi tutte raccolte, le abbiamo già mangiate, vedete che sono state tolte tutte, anzi alcune sono diventate troppo grandi, tipo queste qua. Guardate che roba, vabbè, queste non vanno mangiate ovviamente, casomai le diamo alle galline, ecco, quando diventano troppo grandi. Poi abbiamo le melanzane, guardate qua, queste qui, guardate che belle melanzane, sono ancora piccoline queste, devono diventare più grandi, però dai, ci sono. Andiamo avanti. Allora, sono maturate le zucche, guardate che zucca, cioè potrebbe essere quasi Halloween qua adesso in questo periodo. Guardate qua che zucche che abbiamo, guardate che zucche, vacca boia, queste sono belle, questa qua, ce n'è una piccolina là crescendo. Poi qui abbiamo i peperoni qui qua. Vabbè, le piantine di basilico, vi ricordate quello che abbiamo messo vicino ai pomodori? Non so se ve l'avevo detto, comunque queste sono cresciute molto. E tutti i peperoni, guardate quanti peperoni che abbiamo. Sapete che peperonate che facciamo? Allora, lì, là, rossi, verdi, di tutti i tipi. Poi, cos'altro? Questi sono meloni. Qui li abbiamo raccolti su una cassettina. Dovrebbe reggere con dei ferri, vedete come le abbiamo legate, i ferri sulla cassettina, speriamo che reggano. Anche le angurie, ne era cresciuta una anche qua sopra, solo che con il peso è caduta. D'altronde non abbiamo sbagliato un po', cioè non abbiamo fatto una costruzione abbastanza solida. Ce ne sono due qua anche, vedete, queste sono tutte angurie, questa qua. Speriamo insomma che siano buone, che vengano bene. Andando avanti, allora, qui abbiamo raccolto tutte le cipolle, le abbiamo messe su un carro, vi faccio anche vedere il carro. Ecco, vedete, le cipolle le abbiamo messe qui, tutte attaccate a dei fili in modo che si secchino, insomma, e che poi possiamo mangiarle nel tempo, altrimenti marcirebbero tutte. Torniamo nell'orto. Eccoci qui, tornati nell'orto. Allora, lì vedete ci sono tutti i pomodorini, anche quelli piccoli, là i pomodori normali, e dato che non li abbiamo trattati, vedete, iniziano a diventare un po' secche le foglie. Poi, come dicevo, qua c'erano tutte cipolle che abbiamo raccolto. Qui invece ci sono i fagiolini. Guardate che zucca gigante questa qua. È gigante. E qua, ecco, vi faccio vedere l'altro melone che c'era dalla parte di qua. Guardate che meloni, vacca boia, questi sono buoni, ecco. Allora, adesso vi faccio vedere gli ulivi, e prendiamo in considerazione sempre l'ulivo
che vi avevo fatto vedere nel primo video. Allora, vedete, qui ci sono abbastanza olive e hanno tenuto quest'anno rispetto all'anno precedente, che come sapete è stato un disastro. Per esempio in questo ramo qua, guardate quanti ce ne sono. Un bel po'. Bene ragazzi, allora adesso andiamo a vedere il punto di maturazione del mais. Porca, proprio dentro il mais sono finito. Allora, eccoci qua. Allora, usciamo intanto. Eccoci qua. Allora, vedete, sono diventati giganti. Cioè, guardate che differenza di altezza che c'è tra me e loro. Se volete fate un confronto con i video precedenti. Neanche con le mani alzate, vabbè. Allora, sono maturate molto e si sono sviluppate, vedete anche all'interno le pannocchie. Adesso magari ne apriamo una così vediamo quanto si sono sviluppate. Guardate quanto si è sviluppata, forse è buona anche da mangiare questa, perché sai, non è ancora morbida, forse è troppo tardi. Guardate che robetta, facciamo mais da granella, poi cioè lo raccogliamo tutto e lo essicchiamo, e vi farò vedere anche il macchinario con cui poi essicchiamo tutto il grano. Allora, non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere la maturazione dell'uva, che ormai è quasi pronta da raccogliere. Voilà! Siamo dentro il vigneto a pergola e come potete vedere l'abbiamo appena tagliato. Siamo passati proprio oggi pomeriggio a tagliarlo, adesso sono le 7 di sera, un giorno prima che questo video esca. Oggi è il 6 di agosto, quindi il video uscirà domani, quindi il 7. Comunque, come potete vedere l'uva è già quasi matura. Questo è il pino grigio e è una varietà, è la prima varietà che matura e quindi anche la prima che poi si andrà a vendemmiare. Come potete vedere quasi tutti i grappoli sono già belli colorati, qui, di là, di lì, e quindi molto probabilmente la vendemmia sarà insomma tra poco, ecco, massimo un mese, ma secondo me già a fine agosto si inizierà a vendemmiare. Dipende anche da quello che ci dicono le cantine, perché sono loro che diciamo danno il via e che poi ritirano l'uva stessa. Bene, allora anche questo riepilogo sulla maturazione delle coltivazioni che abbiamo in azienda è finito e noi ci vediamo alla prossima puntata. Allora vado a fare il video io, nonno. Che due rosse. Due zucche rosse. Le vite. E che la grossa, dopo che i meloni, che è un bel melone. Melone.